Si sarebbe allontanato da casa in sella alla sua bicicletta domenica sera, ma dal giro in bici non ha più fatto ritorno. Con il trascorrere delle ore e poi dei giorni cresce tra i familiari l'apprensione per Davide Zanotto, 49 anni di Tezze sul Brenta, di cui non si hanno notizie da oltre 72 ore, sulle quali sono state attivate le ricerche dopo la denuncia di scomparsa. Ieri diffuse anche foto che ritraggono l'uomo, oltre alla sua identità, nella speranza che qualcuno tra i suoi conoscenti lo abbia incontrato nell'area del Bassanese in questi giorni o che qualcuno lo possa riconoscere nelle immagini in mano ora alla stampa oltre che alle forze dell'ordine. Parallelamente sono state attivate le associazioni di ricerca di persone scomparse attraverso i canali media e i social. Davide, l'ultima volta che è stato visto, indossava pantaloni corti fino al ginocchio di colore blu e una polo. Si trovava nella frazione di Cusinati, poco lontano da dove vive. La sua bicicletta, un modello Bianchi di colore nero da uomo, non sarebbe ancora stata ritrovata. Secondo gli elementi resi noti, era uscito di casa senza avere con sé né documenti personali né lo smartphone. Si teme possa essere rimasto vittima di un incidente. Tra le ipotesi al vaglio, padre di 3 figli non avrebbe lasciato ai familiari indicazioni sulla meta dell'uscita in bicicletta. Punto di contatto per eventuali segnalazioni, i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa 0424 527600 o numero di emergenza 112.